voli finiti nel 2011, soldi disponibili dal 2012, progetto pista pronto sempre dal 2012, sviluppo e lavoro negati da sempre. Appello finale, muovitev. E questa l'esortazione scritta in un volantino, fatto stampare e distribuito in città in queste ore, dall'associazione Volagino Lisa, che pubblica tanto di foto anche dei principali governanti, la Regione Puglia. La problematica riguardante la struttura aeroportuale di Foggia è tornata a far parlare di sé negli ultimi tempi, dopo che la Commissione Europea di recente ha pubblicato le nuove direttive sugli aiuti di Stato. Un provvedimento che dimostra ancora una volta la volontà più volte espressa dal Parlamento europeo di creare le migliori condizioni possibili per consentire sviluppo e crescita nei territori ed in modo particolare nelle aree interne particolarmente deprivate di infrastrutture. Secondo l'eurodeputato Elena Gentile, tutto ora dipende dalla effettiva volontà della Regione e dal suo Presidente, che dovrà finalmente assumere una decisione e non buttare sempre la palla in calcio d'angolo. Si tratta di attendere l'adozione di atti formali da parte della Giunta che definiscano puntualmente la volontà di chiudere positivamente la vicenda dell'aeroporto di Capitanata. Ricordiamo che il ruolo dell'aeroporto della Capitanata, appunto, supera i confini geografici e si iscrive a pieno titolo come aeroporto di quell'area ionico-adriatica che valorizza l'intero sistema delle aree interne e guarda i Balcani, regione cerniera, con l'Oriente.